centro commerciale naturale è un'entità che a nostro modo di vedere deve essere prima di tutto ben circoscritta da un'area geografica più o meno estesa. Ora nel nostro caso Lucca agevola questa identificazione in quanto ha un sistema di cinta muraria risalente al 1500 che la circonda completamente, quindi in questo caso la delimitazione è ben visibile e ben percepita. In altri casi lo è meno, però secondo noi l'obiettivo di chi mette su un centro commerciale è quello di dare una definizione appunto molto puntuale e supportare questa definizione con loghi, slogan, iniziative che siano comunque ben riconoscibili. Questo per quanto riguarda la forma. La sostanza riguarda appunto le iniziative che devono essere, sia per quanto riguarda quelle strettamente commerciali ma anche quelle promozionali, molto ben riconosciute sia dal fruitore, quindi dal consumatore o cliente, ma anche e soprattutto dall'attore, quindi dal commerciante, imprenditore stesso che è all'interno del centro commerciale naturale. Dunque, noi ci siamo mossi, diciamo, fondamentalmente cercando di far percepire i vantaggi che ha questa strategia. Non sempre è stato facile, non sempre ci siamo riusciti. Far percepire che un evento porta dei benefici soprattutto a chi partecipa, a chi lo sostiene. A volte non è sempre vero, perché poi c'è chi ne beneficia anche senza sostenerlo, però è sicuramente vero che se non c'è qualcuno che lo porta avanti, il venir meno di questi eventi, di queste promozioni, poi è un danno per tutti. La percezione comunque del freerider, che quindi è quell'attività che non si allinea, non segue, ma comunque ne trae benefici, è abbastanza diffusa anche da noi. Per far questo stiamo cercando in futuro di identificare sempre di più quelli che partecipano e sostengono l'iniziativa. Le misure sono tante, tipo, non so, per le luci di Natale dare un adesivo, dare dei cartoncini di riconoscimento, regalare dei gadget da parte di chi partecipa piuttosto che non, fare delle pagine promozionali, pubblicitarie sulla stampa locale sottolineando appunto il valore dell'iniziativa e chi appunto la sostiene, e tutte queste cose messe insieme riescono comunque ad aumentare il numero anche di quelli che, diciamo, per indole sarebbero un po' meno sensibili a sostenerci. Prego. Oltre a un'idea generica di aggregazione, è utile riuscire a trasmettere delle iniziative concrete che questi commercianti sono riusciti a mettere in piedi, anche grazie all'aiuto delle strutture tecniche che noi abbiamo messo a loro disposizione. Pensiamo per esempio a quello che è l'Outlet Week, quindi una specifica settimana in cui un gruppo di commercianti riescono a proporre un loro brand con delle borsette che hanno lo stesso logo, delle vetrofanie, e quindi riuscire a proporsi come soggetto unitario in questa settimana. Pensiamo poi a quello che può essere il parcheggio che viene offerto ai clienti, e quindi una volontà di commercianti di fidelizzare attraverso un sopperire a una necessità che è quella del parcheggio, quindi venire incontro all'esigenza quello che è il cliente del negozio stesso. Per finire, la più evoluta, se vogliamo, di quelle che sono le soluzioni che abbiamo trovato nei nostri centri commerciali naturali è un'applicazione che consente al soggetto che arriva all'interno del centro commerciale naturale di vedere qual è il parcheggio libero e addirittura di poterlo pagare con il telefonino. Penso questa sia un'evoluzione che tende molto al futuro di queste realtà di centri commerciali naturali.